c'è nessuno. Andiamo. Sei sicuro che la chiavetta sia lì? Quasi. Porca vacca, ragazzi, siamo all'interno di un ricordo di Peter ed Harry. Lo sono. Incredibile. Non lo so, sono nervoso. Fidati, è lì. Ok, quindi ragazzi, in questo ricordo dobbiamo effettivamente recuperare quella chiavetta di cui parlavano un attimo fa. Ok, molto interessante, ragazzi. Guardate Peter, era diversissimo da adesso. È baseball, Rick. Che ci fa qui di venerdì sera? Ascolta la partita. Continua a giocare come stai facendo, ragazzo mio, e vedrai che diventerai una leggenda. Corriamo fin là. Aspetta, ci vedrà. Questo ragazzo ha la stoffa del campione. Sono sicuro che... Ok. Dobbiamo fare la nostra prima azione stealth, ragazzi. Probabilmente è ancora un mezzo tutorial questa parte. Secchio. Sporca troppo. Dobbiamo farlo, non da. Ok. Andiamo. Piano piano, ragazzi. Roba da criminali. Piano piano. Mamma mia. Ok. Ci stiamo intrufolando dentro alla scuola, ragazzi. Che figata incredibile. Trova fantastica. Ha criticato solo una cosa, il nome. Lei ha suggerito curare il mondo. Cavolo, ma è perfetto. Vero? Una volta di sopra il tuo armadietto è uno dei primi, vero? Giù! Ci hai visti? Non credo. Dividiamoci, ci vediamo in palestra. Ehi, chi c'è? Siamo nei guai, Mayday! Dove sei, furfante? A qualcuno piace giocare, eh? Mamma mia, ragazzi. I primi anni da Spider-Man di Peter. Ok. Ok, sì, questo è tutti gli effetti, ragazzi. Un tutorial della parte stealth del gioco, che a me piace moltissimo. Preferisco chiaramente un tipo di approccio più aggressivo al gioco, però comunque non mi dispiace anche fare queste cose più stealth, insomma. Tieni premuto R2 più X per caricare. Ok, e quindi, ok, facendo così possiamo risalire sul soffitto. Bene, bene, bene. Si vedete ancora tutto un tutorial. Attenzione. Ok. Quindi, biblioteca, laboratorio, laboratorio, palestra, palestra, armadietto. No, 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 non entrare qua, non entrare qua, non entrare qua. Mamma mia, ragazzi. Ero convintissimo che stesse per entrare qua. Piano, piano, piano. Che cos'è? Merda, merda, merda. Veloce. Oh, mamma. Ragazzi, che paura questa parte. Aiuto. Ok, entriamo nel condotto. Ok. Dove ho lasciato il mio fluido di ragnatela? Ok, questa è la torre degli Avengers, molto bella, ragazzi. E non so in che posto siamo, perché in una scuola dovrebbe esserci questo luogo tutto rosso? Harry e io ci arrampicammo su una scala antincendio rugginosa per fare questa foto. Ne è valsa la pena. Incontrai MJ subito dopo. Non sapevo se dirle ciao o ehi, e mi uscì un ciei. Ciei! Eh beh, sappiamo, l'abbiamo visto anche nei film, che Peter è sempre stato, non dico pessimo, ma quello che viene dopo probabilmente con le ragazze, con l'approccio per, con le ragazze, insomma, ragazzi, l'abbiamo visto anche nei film, appunto. L'ASU terrà una lezione magistralis il mese prossimo. Devo prendere i biglietti, andranno a ruba. So di averli messi qui da qualche parte. Eccolo, il fluido di ragnatela, ragazzi.
Chiaramente, ragazzi, questi erano ancora i primi modelli di spararagnatele, poi col tempo li ha migliorati, infatti sappiamo che adesso sono praticamente infinite. Ecco, appunto, infatti. Ok. E adesso dobbiamo tornare da Harry in palestra. Ragazzi, questi momenti sono incredibili. Mamma mia. Sto gioco è assurdo. Oh, uno zaino. Chissà se ci saranno anche in questo gioco gli zaini da recuperare, ragazzi. Non riesco a liberarmi di lui. Porca vacca. Devo distrarlo se voglio uscire da qui. Boom. Cos'era? Ok. Darsela a gambe. Piano, 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 piano. Ok. Fermo dove sei, ragazzo. Non scappare. Mamma mia, ragazzi. Che situazione. Cioè, letteralmente... Stiamo fuggendo dalla nostra scuola e cercando una chiave. Cioè, stiamo derubando in una scuola, la nostra scuola. E il tutto poi cercando di scappare da dei tizi che probabilmente sono anche armati. Mio Dio. Baseball Rick. Devo allontanarlo dalla porta. Porca miseria. Scusa il disordine, Rick. Ok. Ora venitemi a dire che non c'è un fantasma. Non un fantasma, ma un ragno. Ok. Assurdo. Ehi, pensavo ti avessero preso. Recuperiamo la chiavetta e andiamocene. Tagliamo per la palestra. Che ricordi. È stato incredibile. È rimasto tutto com'era. Tranne le guardie che ci inseguono. Quindi abbiamo tempo per fare due tiri. Sicuro di farcela? E tu piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone. Ora mi scaldo, ok? Ok. Però ragazzi, non è normale che lui riesca a fare tutte queste cose. È stato dentro ad una capsula piena di un liquido strano per curare una malattia per ben 2 anni. Non dovrebbe neanche saper più come si cammina e letteralmente sta giocando a basket assieme a noi. Cioè, assurdo. Quella, centro. Dice che tu stia meglio, sul serio. Nella vita reale non è così, ve lo assicuro, faccio proprio cagare. Sistemare la casa di May? Per ora no. Sono stato impegnato. Non lo so, è strano cambiarla. Certo. Deve essere stata dura, Pete. Capisco. Ok, ci siamo. Ok. Let's go. Quando vivrai con MJ ti aiuterà con la casa. Non lo so. Dici di no? Non so se verrà da me. Ah. Ah. Credevo che andasse bene tra voi. Era a casa tua. È complicato. Ma andrà bene. Come sempre. Io non ne sarei molto convinto di questa cosa. Secondo me MJ difficilmente verrà da noi, ragazzi, almeno per il momento. A quanto siamo? Non ne ho idea. Neanch'io. È bello essere qui. Ti ringrazio. Prego. Ma non è ancora finita. Conosco quello sguardo. Che cosa hai in mente? Sai ritrovare il tuo armadietto? Secondo te dov'è quella guardia? Nell'ala est, almeno credo. Allora prendiamo l'USB e andiamocene. Comunque, se posso, ragazzi, un lavoro straordinario per quanto riguarda i doppiatori, perché veramente c'è da meravigliarsi di come siano riusciti a doppiare le voci anche in maniera differente. Gli stessi doppiatori, se pensate alla voce di Harry, che adesso in questo momento in cui stiamo giocando è diversa da quella di quando è un po' più adulto, appunto, con Peter. Quindi stessa cosa per Peter, appunto, stesso. Cioè, veramente, ragazzi, un doppiaggio spettacolare, tanta roba, tanta roba. Comunque Peter è veramente diversissimo da come lo conosciamo ora. Harry vagamente ancora assomiglia all'Harry attuale. Questo qui, ragazzi, di Peter è diversissimo. Non agitarti. Non dire non agitarti a qualcuno che è già agitato. Ah, finalmente. Presto, qui sotto. Mamma mia, ragazzi. Ah, ho già controllato questo piano 3 volte. È una caccia ai fantasmi.
C'è qualcuno? Che succede? Vai via, brother, vai via. È proprio stupido, sente un rumore nell'ascensore, va giù. Oh, che fortuna. Oh, sì. Prendi la chiavetta e andiamo. Vai, 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 usciamo da qui. Ok. Che cos'è? Dai. Prendilo. Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui? Oh no. Corri. Ehi! Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. Ma state facendo un reato e ve la ridete. Ma che situazione è? Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Se non altro le cose non sono cambiate, ragazzi. Scappano entrambi dalle guardie lo stesso. Cioè, guardate che situa. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite, la polizia. L'ho chiamata io. Siete nei guai adesso. Vai. Va. Trattienili solo un minuto. Ho un'idea. Che cosa dovrei fare? Beh, non farti prendere. Ma certo. Merda, la chiavetta, ragazzi. Polizia, aprite. Ehi, ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok, voi due date un'occhiata, noi parliamo con questo tipo. Devo isolare. E da qua non ci vedono? La chiavetta. Assurdo. Sono qui da qualche parte. Ok. Questa è la prima fase stealth vera e propria, perché prima abbiamo avuto un assaggino con giusto una sorta di nemico, ovvero la guardia. Adesso, ragazzi, stiamo parlando di molti nemici insieme e questa è veramente a tutti gli effetti la prima, diciamo, azione stealth che compiamo nel gioco. Cos'era? Controlliamo. Sentiti. A volte scoppiano senza un motivo. Ora devo solo distrarre l'ultimo tizio. Non muoverti, torno subito. Ok. È solo. Io ho una cosina che amo chiamare furtarello a testa in giù. Come se avessi tempo da bere. Agganciamento a soffitto. Io è proprio sopra di lui. Piano, 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 porca vacca. Ehi, quant'è che mi piace. E invece no, che cos'è? E ora come me ne vado da qui? Non ci posso credere. Che genio. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Che grande Harry, ragazzi. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter. Oh, Madonna. Ci per un momento. Questo è il momento, ragazzi, in cui il padre dice ad Harry della madre che sta per morire. Mamma mia, ragazzi, che momento. Porca miseria. Anzi, probabilmente in questo momento gli sta dicendo che è morta. Mamma mia, ragazzi. Harry, che cos'è questo? Penso avremmo vinto quel concorso, avessimo partecipato. Gli ultimi anni sono stati intensi. È un miracolo che io sia ancora qui. Ho una seconda occasione.
E non intendo sprecarla. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai, non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee e magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Mamma mia, ragazzi, che momento incredibile. Frase famosissima dei trailer, ragazzi. Cureremo il mondo intero. Cos'è quella roba? No! I soldati di Kraven, ragazzi, sono arrivati. Mo è finita, ragazzi. Ma guardate quanto... Stanno tutti armati. Rapporto. Edificio e arena quasi completati. Ricognitori a rapporto. Sandman è fuggito. Impossibile ricatturarlo. Non era la preda giusta. Ricevuto. Attendiamo ordini, signore. Preparatevi per il trasferimento. E niente più errori. Mamma mia. Sono arrivati. Ragazzi, qua la vedo veramente brutta. Così si muore. Ehi, Miles, hai da fare? Mi serve... Qualunque cosa sia, ci sono. Aiuto per una missione di scorta a raft. Benone, dimmi tutto. Beh, ragazzi... Effettivamente il college è un casino. Quindi lo capisco bene. Non guardarmi così, papà. È per staccare un attimo. Hola, amico. Come vai, saggio? Beh, procede. Ora devo uscire. Aiuto Pete con una cosa. Dobbiamo... Sai... Preferisco non sapere i dettagli. Sta tranquilla, ma... Spera un momento. Beh, negli ultimi tempi ti è capitato di lavorare fino a tardi la sera. E anch'io lavoravo fino a tardi. In realtà non lavoravo. Non guardarmi così, non sono nei guai. È solo che ho avuto appuntamenti. Di quelli veri. Oh, okay. Ah! E c'è un uomo, l'ho visto qualche volta e, beh, sta andando bene. Che cosa mi stai chiedendo? Vorrei invitarlo a casa, per un pastelon. Beh, con la mia spider vita posso lasciarvi, sai, parecchia privacy. No, mi piacerebbe presentartelo e farvi conoscere. Ma se sei a disagio, lo capisco, tranquillo. Ma mi avevi convinto a pastelon. A dopo. Ok, certo. Meglio andare al raft. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati con Miles. Veramente tanta roba. Ah, ok, queste sono le correnti d'aria, adesso te le spiegano. Ok, ali di regnate, eccole qui, ragazzi. Bellissime, io veramente handicappato. Però comunque in ogni caso ci permettono di percorrere tutta la città in maniera più semplice tramite le aree di ragnatela. Quindi che voglia o non voglia mi devo ricordare che esistono. Che è tanta roba come cosa, perché mi piacciono tantissimo. È un bel filmato quello con sua madre, con la madre di Miles, insomma, ovvero Rio. Veramente bello, ragazzi. Secondo me
questo uomo che ci porterà a casa. Hey Miles, sono quasi ma Kraft. Vieni anche ho i miei io. Dubbi. Posso mancare? Chi teniamo d'occhio? MJ ha scoperto che Scorpion sta per essere trasferito a Ravencroft. Sono tutti preoccupati per l'arrivo di Sandman. Scorpion potrebbe dare di matto. Arrivo. Ok ragazzi, ok. Allora abbiamo anche una bella missioncina da compiere con entrambi gli Spider-Man, quindi tanta roba assolutamente. Però ragazzi, dicevo, secondo me l'uomo che ci porterà a casa nostra madre non sarà il massimo. Dico così perché ragazzi sicuramente c'entrerà qualcosa con la storia, perché altrimenti questo filmato non ce l'avrebbero neanche proposto. Cioè non è che fosse più di tanto rilevante per la storia il sapere che la madre di Miles si stesse frequentando con un nuovo uomo, insomma. Quindi il fatto che ce l'abbiano detto proprio con un filmato del genere, secondo me non vuol dire niente di buono. Staremo a vedere. Ora pensiamo ragazzi alla missione più importante. Ehi Miles, ce l'hai fatta. Arrivo giusto in tempo. Scorpion, maledetto. Non ti fermare, Gargan. Pronti al prossimo. Il prossimo? Credevo di fare da babysitter solo a Scorpion oggi. Martin Lee! Oh madonna, ma proprio con Miles doveva succedere sta roba. Martin Lee. Eccoci. Miles. No, Miles, non farti condizionare dalla vendetta. Che sennò qua è finita. Miles. Sto bene. Tutto ok. Presto per i fuochi artificiali. Andiamo. Qua c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Rosso, giallo. Si sono. Voi proteggete i prigionieri. Oh merda. No, ragazzi, non ditemi che. Mi sa di sì, ragazzi, sono arrivati. Li abbiamo visti arrivare, effettivamente. Eccoli, eccoli. Eccoli là, ragazzi. Ma poi sono scomparsi e sono ricomparsi, la madonna. Quanti sono? Oh mio Dio. Ragazzi, qua butta male. Quanti sono? E guardate, sono tutti armati, corazzati. E la madonna. Avrei dovuto fare un po' di stretching. La tua testa sarà un gran trofeo. Ah sì? Gli attacchi potenti non possono essere schivati. Devia gli attacchi potenti quando il segnale passa da giallo a rosso. Ok. Quindi. Oh la madonna. Porca vacca, ragazzi, che botta che gli ho dato. Ma ragazzi, guardate quanti sono. Madonna, mo' è finita. Mamma mia, che combattimento, ragazzi. Io devo ancora imparare bene sta meccanica nuova, perché non c'era nello scorso gioco, ovvero quella di deviare gli attacchi. Anche perché pensavo fosse solo una cosa, diciamo, opzionale, che chiaramente è comoda da utilizzare per fare più danno. Però invece a quanto pare mi sa che è obbligatoria come cosa. Cercano di entrare nella nave. Vogliono Scorpion e Martin Lee. Dobbiamo fermarli. Ragazzi, l'abbiamo visto che tra le varie prede di Kraven c'erano appunto Scorpion e Martin Lee. Secondo me vogliono rapirli e utilizzarli come, tra virgolette, servi per i loro scopi. Ragazzi, qua non c'è niente di buono. Ok.
Ma che cazzo sono quei cosi? Dei droni giganti, ragazzi. Oh. Cosa siete, pulcini di Vulture? Madonna. Cioè, ma ragazzi, guardate quanti sono. Sono tutti armati. Ma qua che cavolo di situazione è? Aiuto. Comunque vedo che piano piano sto ricominciando ad ingranare piano piano tutti i vari comandi, il vario, tutto il gameplay, insomma. Perché vedo che sto iniziando a giocare leggermente meglio rispetto al primo episodio, sicuramente. Piano piano, ragazzi, piano piano. Datemi ancora un po' di episodi e poi giochiamo per bene. Quei tizi non scherzano. Vogliono arrivare a tutti i costi a Scorpion o Martin Lee o entrambi. Se dovessero liberarli. Concentrati, Spider-Man. Infatti, Miles, concentrati. Siamo tanti con un unico scopo. Sì, ho capito, però mi sembra anche ingiusta come cosa. Cioè, siamo due ragni che dobbiamo combattere contro decine e decine di uomini armati e corazzati. Cioè, cosa che abbiamo sempre fatto, comunque. Quindi voglio dire, nulla da... di nuovo. Sono semplicemente dei nuovi nemici. Che però non sembrano nemici normali, ragazzi. Mamma mia, che belle le killing cop, bellissimo. Questi droni veramente brutti, eh. Maledetto drone. Pa! Ok. Ok. No. Dobbiamo liberare questa nave. Cioè, ma io mi chiedo, c'è una nave che sta affondando e quelli pensano a fare i selfie. Le persone dentro annegheranno. Io cerco di tirare fuori queste cose. Non può sembrare tanto facile. Ci penso io. Ci sono altre persone dentro. Andate, lasciate fare a me. Che situazione, ragazzi. Ma questi che cacchio vogliono? Dio mio, ma sono completamente impazziti. No, ragazzi. Questi sono più forti di tutti i nemici che abbiamo sconfitto nei precedenti due giochi. Secondo me Venom non sarà neanche il nemico principale del gioco. Secondo me saranno loro. Spider-Man, devi arrivare. Cioè, assurdo. Lasciami salvare tutti prima. Ok, ragazzi, siamo col Miles e dobbiamo salvare tutti. Sta cercando di uscire. Controllo che non ci siano civili. Cos'è successo là fuori? Le guardie sono in salvo. Pronto. Porca vacca. Ok, ragazzi, vediamo. Oddio mio! Vediamo di aiutare le possibili persone che ci possono essere all'interno di questo posto. Ragazzi, la nave sta completamente affondando. Avete visto? Con degli arpioni hanno distrutto tutto. Porca vacca. Ok, c'è gente. Scorpion è scappato e mi ha chiuso qui. Scorpion è scappato ed è chiuso qui. Ok. Ti tira fuori. Niente paura. Troverò un altro modo. Ok, ragazzi. Apertura elettrica. Sembra promettente. Perfetto. C'è effettivamente qualcuno all'interno. Spero che vediamo di salvarlo. Tracce di Scorpio. Quei tizi, combinata grossa. Sei ancora lì? Sono qui. Tranquillo. Vedi di essere qui il generatore. Ti prego. Sì, però, ragazzi, Scorpion è scappato, mi sa. Perché a sto punto, cioè, mi pare assurdo che sia negato, cose del genere. Oh, madonna. L'acqua sale.
Devo trovare un'altra strada. La corrente elettrica è troppo intensa. La sento persino io. Non deve arrivare a quella guardia. Questa corrente elettrica rischia di friggerlo vivo. Mamma mia, ragazzi, guardate che roba. Devo assorbire un po' di energia. Dio mio. Ok, bro, ti libero. No! Non ci posso credere, ci ha fregati. No! Il veleno. Vabbè. No, ragazzi, no. No, ragazzi, mo è avvelenato. Sapete che dà un effetto allucinogeno questo veleno che ha Scorpion. Ma cosa? Porca vacca. No. Papà. Appunto. Non è reale. Scorpion avvistato. E mo se lo prendono loro. Cioè, ragazzi, mamma mia, guardate Miles. Queste sono le ultime parole del padre prima di morire, ragazzi. Mamma. Mamma mia. Ehi. Aspetta. Aspetta. È pericoloso. Questi sono tutti i punti deboli di Miles, ragazzi. Non riuscirà ad aiutare le persone. Ok, sì, vedete. È chiaramente tutto un effetto allucinogeno. È tutto così sereno senza Miles. Resta poco tempo, Mimo. Ma... Dio mio, ragazzi. Mamma mia, ma sto veleno è tremendo. L'abbiamo visto già con Peter nel primo Spider-Man. E lo stiamo rivivendo adesso anche con Miles. Devo trovarmi. Porca miseria, ragazzi, che brutto sto veleno. Cioè, letteralmente ti fa vivere l'inferno. No. Anche Martin Lee, ragazzi. No, vabbè, adesso è finita. Oddio. Ma guarda che bastardi. Guarda che bastardi. No, Lee. Non puoi scappare. Madonna, adesso vi disintegro. Non mi potete portare via la vendetta. Fulmine a catena. Ah, quindi è una nuova abilità, ragazzi. E mi sa che l'onda energetica, ragazzi. Goku è anche su Spider-Man. Porca vacca. Posso tornare indietro? No, posso farcela. Vai. Sicuro? Non lascerò che minacci la mia famiglia. Non dopo quello che ha fatto a mio padre. Minacci la mia famiglia. Ma sei intrappolato dai tizi. Ragazzi, per me lo dice apposta Peter per potersi in qualche modo vendicare senza prendersi parole da lui, perché cosa c'entra la famiglia? È intrappolato in questo momento dai tizi, quindi non può fare nulla. Porca miseria. Siete proprio stronzi. E adesso la risolviamo per bene. Dagli. Vi stacco la testa a tutti. Madonna, ragazzi, la nave sta per affondare totalmente.
Ok. Pa. Sono già nostri. Dovete solo provarci. Credo che abbia contagiato Miles in qualche modo, Martin Lee, ragazzi, perché sbloccare questa nuova abilità, non abbiamo mai visto una sorta di elettricità di colore azzurro, ma solo gialla finora, e sembra essere veramente molto più forte delle altre abilità questa qui, quindi tanta roba, ragazzi. Non so chi siete, ma avete attaccato la città sbagliata. Non puoi scappare. Mi credete un novellino? Ok, ragazzi. Finiti tutti. Direi che sono finiti. No, non sono finiti. Eccolo. Maledetto. Oh no. Che cazzo fa? Oh! Spider-Man, non permetterti fretta, ma l'Istriver è in fiamme. Ma perché non ha sparato a noi? Vengo subito. Ma che cacchio? Andiamo, andiamo. Cioè, ma ragazzi, vi rendete conto di quei tizi? Ma io non ci posso credere, sono stati lì a farsi selfie mentre la nave affondava. Grazie al cazzo che mo siete in pericolo. Ma dai, ma che cacchio? E la Madonna. No, Martin Lee. Cioè, ragazzi, guardate quanto è incazzato. Li stiamo disintegrando tutti. Guarda, guarda, guarda. Pa, pa, pa. Oh, la Madonna. Madonna, ragazzi. L'elica. L'elica, l'elica, aiuto. Ma che situazione è? Aiuto. Tremendo, ragazzi. Niente, non avete capito che vi disintegro? Non lo avete capito? Poi ho anche l'abilità nuova, adesso proprio vi distruggo. Vedo anche proprio Martin lì, ecco, che calcia la gabbia perché vuole scappare. Eccoci. No, no, Miles. No, ragazzi, io la vedo nera qua adesso. Mi sa che ci sarà uno scontro. Oh no. Mamma mia, meno male che è arrivato Peter, ragazzi. Tu volevi lasciarmi morire. Non hai idea di ciò che mi hai tolto. Madonna, ragazzi. Oddio! Spider-Man, aiutami! Miles, fai la cosa giusta. Fai la cosa giusta, ti prego. Madonna, ragazzi. Bravo. 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 Bravo, Miles. Meno male. Tutto distrutto. Questi tizi non scherzano, ragazzi. La
polizia sta ancora cercando, ma non c'è traccia di loro. Dalla tua parte? Solo detriti. Chi erano quelli? Non lo so, ma avevano delle armi niente male. E ora posso solo contare su Scorpion e Martin Lee. Ehi, chiunque fossero, li troveremo e fermeremo. Sì. Pete, quando ho visto Martin Lee sulla nave, i miei poteri, ecco, credi che la sua energia abbia contaminato la tua? Non lo so. Mi sento instabile. Beh, non so da dove venga quel blu elettrico, ma ci ha salvato. Ehi. Rimetteremo lì al suo posto. Promesso. Batti il pugno. Posso deprimermi un po'? Non ci provare. E dai. Sei proprio scemo. Tieni duro, Miles. Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Meno male che c'è Peter. Vedete, ragazzi, io appunto continuo a dire che secondo me Miles in questo momento a livello di poteri e tutto è molto più forte di Peter. Però, ragazzi, senza Peter, Miles molte cose non le potrebbe mai riuscire a fare, come senza Miles, Peter molte cose non le riuscirebbe a fare. Quindi, insomma, ragazzi, uno è necessario, fondamentale per l'altro. Ok, questa è la spiegazione del tutorial del fatto che ci sono le nuove abilità da poter unlockare, ok, che poi si possono sbloccare alcune anche tramite le abilità. Insomma, dopo darò un'occhiata con calma, ragazzi. Comunque, veramente, ma veramente, veramente figo, ragazzi. Che dire, io adesso ho paura per quando Peter diventerà un simbionte. Perché, ragazzi, se Miles ha bisogno giustamente di tutto questo supporto da parte di Peter, figuriamoci quando lui diventerà un simbionte e vedrà tutto negativo. Oh, zio Aaron! Ti ho segnato una posizione. Che ne dici? Ehi, zio Aaron. Beh, sei troppo impegnato per me. No, volevo solo lasciarti in pace dopo che sei uscito. La pace è stanca. E poi... abbiamo questioni in sospeso. Ah, sì? A presto, ragazzo. Vai da lui e falla finita, Miles. Poi penseremo a chi ha preso Martin Lee e Scorpion. Ho il sospetto che ci sia dietro qualcosa di grosso. Eh sì, ragazzi, eh sì. Va bene, allora sicuramente, ragazzi, avremo modo di scoprire che cosa vuole zio Aaron. Sono curiosissimo perché era sicuramente interessante sapere che cosa è successo dopo che lui è andato in carcere. Se vi ricordate, ragazzi, dopo la fine di Miles Morales, brevemente, zio Aaron, che cosa è successo? È finito in carcere per tutti i crimini che aveva commesso con Prowler. E quindi, insomma, ragazzi, si è fatto un po' di mesi di galera, ma non penso tantissimi, perché effettivamente, ragazzi, questo Spider-Man 2 non è a tanti mesi di distanza dallo Spider-Man Miles Morales, anzi, quindi voglio dire, secondo me non è stato tanto in prigione, quindi non male, ragazzi, non male. Avremo sicuramente modo di vedere che cosa ci chiederà. Va bene, ragazzi, ma per questo episodio direi che può essere tutto. C'è tanta carne al fuoco, sia di cui parlare, sia diciamo un buon punto di inizio con cui proseguire nelle prossime puntate. Sicuramente io, ragazzi, sono curiosissimo di sapere che cosa vorrà fare Kraven, perché ok, catturare tutti i nostri nemici e non solo, per magari farli sottomettere a lui per uno scopo più importante, ma appunto il suo obiettivo più importante qual è? Raggruppare tutti questi nemici per poi fare che cosa, ragazzi? Dobbiamo assolutamente capirlo. Forse catturare proprio Spider-Man e Miles, o forse magari qualcos'altro. Dobbiamo assolutamente scoprirlo assieme, ragazzi. Lo scopriremo sicuramente con l'andare avanti delle puntate. Dobbiamo scoprire che cosa vuole zio Aaron, ragazzi. Questo episodio è stato veramente incredibile. Abbiamo finalmente iniziato ad ingranare con i combattimenti. Tutto veramente fighissimo. Non vedo l'ora di continuare, ragazzi. Ma per questo episodio direi che può essere tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così non vi perderete tutti i nuovi episodi che usciranno in questi giorni di Spider-Man 2. E niente, ragazzi, ci becchiamo nei prossimi giorni con nuovi video. Bella, ragazzi.